Eccoci qua con Luca Fravetti, 9000 giri, e Igor, ciao, FA. FA Motorsport. Ciao, FA Motorsport. Luca, allora, di cosa parliamo? C'è una bomba qui scatenata, arancione, cattiva come poche. E qui non è mai abbastanza però quello che si ha. È vero o no? No, purtroppo è così. È una per fortuna. Per fortuna, poi alla fine i clienti non ne hanno mai abbastanza, come dicevi tu. Questa è una Lamborghini performante, Huracan performante, che ha di base teoricamente 640 cavalli ed è un motore aspirato, quindi il cliente quello che chiede è di avere una coppia maggiore, non a livelli eccessivi, perché ripeto, su un motore aspirato non si può fare più di tanto, però di avere una coppia maggiore sia in basso che in alto. Quindi con Igor abbiamo appunto sviluppato un programma sia per quanto riguarda la gestione elettronica motore sia per quanto riguarda il cambio, in maniera tale da accontentare il cliente e renderlo finalmente soddisfatto. Posso dire però ben venga ancora un motore aspirato sulle super sportive? Assolutamente. Perché un po' la lacrimuccia ci viene, noi che siamo nostalgici, Igor sicuramente è più giovane di noi, però noi, il fatto che siano ancora degli aspirati super potenti, a me fa piacere, insomma. Non è la macchina dei miei sogni, però ammiro questa, no, quello questa sono scelta. Assolutamente d'accordo con te. Purtroppo la tendenza è questa, no, soprattutto legata al discorso delle normative antinquinamento. Porsche, ad esempio, ormai penso che tutti i modelli Porsche, se non mi sbaglio, sono tutti turbocompressi. Per cui quelle poche che restano sono quelle pure, diciamo, certo, così. Certo. Rimane sempre meno, però accontentiamoci di quelle che rimangono e godiamocele finché si può. Ok, spiegateci come procedete, che tipo di lavoro andiamo a fare. Allora, in genere l'intervento viene, richiediamo al cliente che tipo di intervento vuole fare, nel senso se è uno step 1, uno step 2 o uno step da corsa. In genere sono questi, che poi dipende dalla macchina se è possibile fare questi tre step o meno. E allora a questo punto prendiamo la macchina, la rulliamo, verifichiamo come sono tutti i dati. Non è una semplice rullata, ma praticamente il computer fa un'analisi proprio completa della vettura con tutti i dati telemetrici. Analizziamo questi dati telemetrici e li incrociamo con quelli che sono tutti i dati della centralina motore. A questo punto interveniamo su tutta l'elettronica, leggiamo quindi la centralina, interveniamo sull'elettronica e andiamo a sviluppare quello che è possibile sviluppare, ovviamente senza compromettere l'affidabilità, perché il cliente ovviamente ci ha chiesto un primo step, non ci ha chiesto nessuno step, diciamo, da corsa. Contenta di queste corobine. Va bene, allora ti lascio lavorare, io vado fuori, che va sono ormai qua a Roma di brutto. Eccolo, insomma, hanno deviato il traffico aerodinamico per il rumore, hanno detto no, c'è qualcosa, li hanno spostati. Cosa è venuto fuori? Bene, allora, sono venuti fuori circa 630 cavalli, qualche cosa in meno di quello che dichiarano dalla casa, ma pressoché normale, su quasi tutte le macchine succede questo. E abbiamo un piccolo buco intorno ai 4.000 giri, 4.500 giri, ma adesso intervenendo con l'elettronica andiamo proprio a togliere questo buco, andiamo proprio a incrementare quello che è proprio l'elettronica stessa della vettura, andiamo a fare un bel po' di modifiche. Va bene, in sostanza. Buon lavoro allora. Grazie. Che fai, Igor? Sto modificando tutte le curve. In questo caso è la curva dell'anticipo. Praticamente vado ad analizzare tutte quelle che sono le curve della vettura e andiamo a modificare nel punto che ci interessa maggiormente, dove hanno magari tolto per questioni ambientali e tutte queste cose qua. Andiamo a uniformarla, modificarla e... Ok, quanto tempo ci vuole tecnicamente? Ma in genere dipende dalla vettura, dall'oretta alle due ore, più o meno è questa la tempistica. Va bene,
Questa com'è, complicata o una di quelle? No, normale. Normale. Non è complicata. Va bene. Diciamo che è un classico lavoro di ottimizzazione, più che, cioè lavori come questi secondo me andrebbero più interpretati come un'ottimizzazione del, diciamo delle prestazioni più che un'elaborazione, cioè lavorare questa macchina qui è un eufemismo. L'ottimizzazione invece, come diceva Igor, andiamo a, come dire, limare le cuspidi avendo un, come dire, una linearità della curva migliore, per cui gli effetti ci sono, non sono effetti così eclatanti come potrebbe essere quello di preparare la macchina con componenti meccanici diversi, però la linearità della curva rende la guida, la soddisfazione del cliente sicuramente molto maggiore. Bene. Ecco, è terminato il secondo latrato di questa performante spaventosa. Igor, andiamo all'analisi di quello che emerge dopo l'intervento. Ma l'analisi è molto, molto bella, nel senso che abbiamo ottenuto ben 37 cavalli, quindi non è poco, non è poco per un primo step, è molto interessante, infatti sicuramente ne trarrà benefici il cliente sia in basso che ovviamente negli alti giri. Ok. Luca, 9.000 giri, preparazione auto sportive, perché qua abbiamo insomma iniziato esatto. Il nostro primo appuntamento con un'auto super sportiva, però un discorso che vale anche per altri tipi di vettura, no? Qualcuno che cerca come sempre un qualcosa per rivivere certe emozioni, per avere certo. Il meglio dalla propria compagna di avventure, che spesso è anche la nostra compagna di vita, la moglie, ma l'avventura, no? Per cui che consiglio puoi dare in attesa dei prossimi appuntamenti con 9.000 giri? Noi, come dicevi tu, lavoriamo su qualunque tipologia di macchina. Questa è una macchina particolare, capitano poche di questi generi di macchine. Noi siamo abituati a lavorare con macchine molto più normali, terra a terra, dalle classiche Punto, le Golf, le BMW Serie 3, ma anche macchine non recentissime. Cioè, il concetto è quello di accontentare il cliente cercando, come dico sempre, di migliorare senza eccedere, senza fare cose eccessive per non andare poi a intaccare quella che è la affidabilità meccanica, quindi dare soddisfazione al cliente senza che questo poi abbia dei problemi. Questo è un po' la nostra filosofia. Perfetto, grazie mille Luca, ci vediamo presto, grazie Igor, buon lavoro. La prossima volta mi sa che abbiamo una vettura ibrida, per esatto, cui esatto, un tema molto interessante, esatto, molto esatto. Insomma al passo coi tempi, no? All'ordine del esatto. giorno. Grazie mille ragazzi, buon lavoro. Prego.